È stato presentato sabato scorso, nel corso di un apposito incontro tenutosi nella sala giunta del comune di Agropoli, il percorso di prevenzione prima difesa urbana femminile. Si tratta di un corso di difesa personale urbana dedicato alle donne, fortemente voluto dall'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo e dal consigliere con delega allo sport Giuseppe Cammarota. Il sindaco Adamo Coppola ha accolto con grande apprezzamento l'iniziativa. I corsi sono tenuti a cura dell'associazione di promozione sociale Accademia UDS di Salerno. Stiamo ragionando già da tempo su diverse problematiche, temi sociali importanti, dove è richiesta comunque necessariamente una presenza dell'amministrazione comunale che in qualche modo deve fare la sua parte. Probabilmente stiamo lavorando già da tempo in collaborazione con tutte le altre forze attive della società, dalle parrocchie alle forze dell'ordine, alle associazioni che danno un importante contributo, alle cooperative, insomma tutti i soggetti attivi della nostra comunità, cerchiamo di coinvolgerli perché ha assolutamente senso cercare di attrarre e fare in modo che su queste tematiche così importanti ci sia il contributo di tutti. Ci sono delle percentuali altissime di donne vittime di violenza, infatti ogni giorno 88 donne in Italia ogni 15 minuti sono vittime di violenza. Di violenza all'interno della loro abitazione, quindi all'interno della famiglia, violenza familiare, violenza sentimentale. Quindi noi abbiamo deciso che andiamo oltre il mese di novembre, anzi il mese di novembre per noi è importante proprio per iniziare un percorso volto al crescimento dell'autostima delle donne e anche ad offrire loro una sicurezza maggiore, una consapevolezza delle loro capacità. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno che purtroppo ricorre molto spesso, quindi dobbiamo utilizzare dei deterrenti, degli strumenti affinché le donne possano anche autodifendersi. Noi abbiamo individuato, vista la centralità e la possibilità per le donne di raggiungere il corso, una sede, quella del Palazzo di Concilio, sembra la più idonea, anche perché vista la centralità, vista i maggiori servizi, ci sono dei posti auto, c'è un grande parcheggio, ci sono gli spogliatoi, è facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi, e verrà incominciata da sabato 7 dicembre per 3 sabati di dicembre, quindi 7, 14 e 21, dalle 10 alle 12. Poi proseguirà nel 2020 con un altro sabato che dovrebbe essere intorno al 25. È un martedì al mese fino a giugno, però il martedì cambierà l'orario, sarà dalle 18 alle 20. Noi ci occupiamo attivamente di tutte quelle che sono le problematiche sociali sul territorio, che vanno dalla violenza contro le donne, al bullismo nelle scuole, alla preservazione anche delle pulizie municipali, quindi del loro operato, e nei commercianti. Per quanto riguarda il format che abbiamo così da 2 anni portato avanti per le donne, è un format innovativo secondo noi, nel senso che tutti gli altri corsi sulla difesa delle donne erano stati improntati sulle classiche tecniche di arti marziali. Però ci siamo accorti che purtroppo le classiche tecniche insegnate a donne che o non hanno mai fatto sport o non hanno mai avuto familiarità con le arti marziali, nel momento in cui avveniva l'aggressione, non riuscivano purtroppo a metterle in pratica. Quindi si faceva un grosso buco nell'acqua, perché l'impostazione era prettamente sportiva. Noi invece lavoriamo con un format basato su un'impostazione mentale e psicologica, su quello che è il problema alla donna nel momento in cui viene